Bentrovati, bentrovate da Andrea Cartotto. Da oggi inauguro una nuova rubrica qui sul mio canale YouTube Trainer Andrea ed una nuova playlist che si aggiunge a quelle già presenti dedicata alla video formazione, la Google Suite for Education. Con l'occasione, oltre a trovare alcuni dei video che ho realizzato nel tempo e che ora sono solo riuniti in playlist, vi presento le nuove funzionalità di Meet, o quantomeno tra le prime nuove funzionalità di Meet introdotte proprio da poco e di cui alcuni tra voi già si saranno accorti. Bando alle ciance, io sono entrato, quindi ho fatto il login, mi sono autenticato sul browser Google Chrome con il mio account scolastico istituzionale e ricordo con l'occasione, diciamocelo una volta in più, che la Google Suite for Education prevede gli accessi normati solo con l'account scolastico, non si accede alla Google Suite for Education con un account Gmail, dunque non si partecipa ad un meeting con Meet con un account esterno all'organizzazione, dove organizzazione è la scuola e per esterno intendo un chiocciola Gmail. Detto ciò, ora io sono entrato, lo vedete dalla A in alto a destra su uno dei miei account scolastici, clicco sull'icona Meet. Ora non mi interessano i dettagli, ne parleremo in altro videocorso ed in altra sede, ma avvio un meeting veloce, clicco su più, clicco su continua. Non vi preoccupate, la mia webcam ora non può funzionare perché in realtà il mio faccione ve lo sorbite già qui nel videocorso, quindi mi dirà errore fotocamera e voilà, sono anche veggente. Però scherzi a parte, questo è più che normale e non possiamo gestire due volte la nostra immagine. Ora io clicco rapidamente su partecipa, ne approfitto per spostare appena appena il mio faccione e guardate, allora io ora chiudo con X il riquadro di dialogo in cui troverai il link di partecipazione. Prima novità, salta subito all'occhio lo scudo a destra di dettagli riunione. Mi posiziono con il puntatore e vedo controlli dell'organizzatore, faccio un clic tasto sinistro, sposto ancora il mio faccione così abbiamo la possibilità di vedere bene il menu e guardate, due interruttori semplici ma efficaci. Se io vado a spegnere questo interruttore e a spegnere anche il secondo, ho bloccato il clic su presenta ora, in buona fede, diciamo per errore da parte degli alunni, ma soprattutto ho evitato gli scherzi della presentazione che si sovrappone alla presentazione del docente, organizzatore, quindi l'host, colui che ospita. Il secondo interruttore invece va ad essere uno strumento di moderazione, così possiamo definirla, che blocca di fatto l'utilizzo della chat, laddove io riscontri che l'utilizzo della chat avviene in una maniera impropria. A questo punto clicco proprio sul quadrettino, cioè sul pulsante che noi sappiamo essere quello della chat. Vedete? Dettagli riunione, naturalmente persone 1. Il consenti a tutti di inviare messaggi è spento. Se io lo attivo con il tasto verde, ecco che la chat è divenuta nuovamente, diciamo, nella nostra disponibilità. Clicco ancora sui tre pallini che sono appunto quelli del menu. Ultima novità, già annunciata peraltro in diverse occasioni, guardate un pochettino, clicco su modifica layout, vi ricordo che a questo punto è bene non utilizzare la estensione da molti colleghi e colleghe utilizzata grid view per avere la griglia all'interno di Meet, perché andando su modifica layout io che cosa posso fare? Vado a cliccare in griglia e posso spostare questo cursore, cioè questo interruttore rotondo, tenendo premuto il tasto sinistro del mio mouse e vado a scorrere sino al numero massimo al momento disponibile nella Google Suite for Education per la griglia, cioè la visualizzazione a mosaico dei nostri alunni, che ci consente di visualizzare sino a 49 persone. Dunque, parole molto povere, una classe risulta compresa, non un collegio, ma di questo parleremo poi magari in altro contesto. Ed ecco quindi che poi vado a confermare non tanto con un ok, perché non l'ho, ma con la X su questa piccola finestra di dialogo. Dunque, piccoli ritocchi, a oggi alcune nuove implementazioni, soprattutto in Meet, e quindi all'interno dell'ecosistema della Google Suite for Education. Vi do appuntamento già sin d'ora al prossimo videocorso qui sul mio canale YouTube Trainer Andrea
e vi ricordo di sfogliare le diverse playlist che spaziano appunto dalla formazione in video sulla Google Suite for Education, ma soprattutto poi vanno a toccare anche temi altrettanto importanti per la didattica, quali le lavagne digitali ed anche l'educazione digitale e la cultura digitale che passa attraverso la diffusione del software libero per la scuola, l'open source, che è la vera chiave di lettura per noi docenti e per le famiglie. Ancora un saluto da Andrea Cartotto, grazie sempre per l'affetto e la stima che mi tributate. Ciao!